Mino Borracino, assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico. Tanto tuonò che piove, è il caso di dire, finalmente a Grottaglie, all'Arlotta, atterrano due voli civili. Un buon segno, un inizio di una caratteristica che potrà avere certamente l'Arlotta: da un lato l'aerospazio, dall'altro i voli civili. Ovviamente sappiamo molto bene che l'arrivo di questi due aerei, che hanno portato 300 turisti nella nostra città, nella nostra provincia, non rappresenta lo sbocco a cui noi lavoriamo. È un fatto particolare, molto particolare, piccolo e contingente, ma che dimostra da un lato le grandi potenzialità del nostro aeroporto di Grottaglie, vale a dire a Grottaglie si può tranquillamente arrivare e partire e quindi essere utilizzato come voli di linea e come luogo da cui quindi far partire e far arrivare turisti, ma anche far esercitare il diritto alla mobilità ai nostri cittadini. Il secondo tema è che c'è un impegno forte da parte di Aeroporti di Puglia, sollecitati con una mission data dal Presidente Emiliano e dal sottoscritto, che con forza stiamo lavorando per trasformare l'aeroporto di Grottaglie, oltre che per le eccellenze che già ha e che continuerà ad avvalersi dal punto di vista industriale, e penso ad esempio al convegno che giorno 30 abbiamo promosso proprio all'interno dell'aeroporto per annunciare la fiera internazionale dell'aerospazio che terremo nei primi mesi del 2020, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la volontà di poterlo attrezzare per i voli civili passeggeri. Che cosa stiamo facendo? Solo parole? No. Innanzitutto i lavori per quanto riguarda la messa in sicurezza della pista di rullaggio, i lavori per l'ampliamento del piazzale di sosta dell'aeroveivoli e soprattutto, e questo veramente è un aspetto su cui ci stiamo mettendo tanti impegno, passione e anche buon gusto, per quanto riguarda l'ammodernamento, il rifacimento dell'aerostazione, anche pensando all'aspetto estetico e all'aspetto che deve coinvolgere i passeggeri che dovranno poi in seguito utilizzare l'aeroporto. Quindi questo è il nostro impegno. Se pensate che Taranto è candidata ai Giochi del Mediterraneo 2025, se pensate che Taranto tra poco sarà completato il terminal per le navi crociere, Taranto incomincia davvero con la promozione del suo territorio, del suo museo e di tutte le sue attività connesse al turismo, Taranto può davvero già da questo punto di vista avere degli sbocchi inimmaginabili sino a qualche anno fa. Ecco perché ancora con maggiore forza, senza penalizzare l'aeroporto di Bari e l'aeroporto di Brindisi, noi pensiamo che ci siano gli spazi, grandi spazi, affinché in tempi medi, in tempi medio-brevi, si possa aggiungere all'attivazione dei voli di linea passeggeri dall'aeroporto di Grottaglie.